Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura l'emergenza sanitaria, quattro casi di coronavirus a Tocco da Casauria, paesino del pescarese di circa 2.500 abitanti. Si tratta di giovani, poco più che diciottenni, rientrati alcuni giorni fa da Malta. Il sindaco invita i concittadini alla calma e al rispetto delle misure di prevenzione, sottolineando che l'ASL ha già attivato le procedure previste dal protocollo e sta lavorando sul tracciamento dei contatti dei giovani rientrati dall'isola di Malta. Vediamo tutto nel servizio di Alfredo Primante. E allarme rosso a Tocco da Casauria, dove sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 in altrettanti ragazzi poco più che diciottenni appena rientrati da una vacanza a Malta. Casi analoghi a quello del ragazzo di 21 anni che 2 giorni fa è stato ricoverato al San Pio di Vasto proprio dopo essere rientrato dall'isola nel Mediterraneo con febbre e tosse, sintomi tipici del Covid. I quattro giovani toccolani, però, come ha spiegato il sindaco Riziero Zaccagnini dando l'annuncio in diretta a Facebook, sono tendenzialmente asintomatici, sono in isolamento domiciliare e le due attività delle famiglie, un bar e un negozio, sono state chiuse in via precauzionale. E certamente in paese apprensione ce n'è dopo aver saputo appunto di quattro casi positivi, però è altrettanto vero che c'è un, mi sembra, un buon senso di responsabilità e anche una capacità di raziocinio, per cui nella realtà comunicando bene con i nostri concittadini anche questa mattina, di fatto siamo tutti in attesa di avere i risultati dei primi controlli, i primi tamponi che la ASL si accinge a sviluppare sui contatti più intimi e diretti dei quattro ragazzi, e da lì poi procederemo per gradi a definire come meglio comportarci. Mentre si è messo in atto il protocollo di rito, il sindaco torna a richiamare l'attenzione sui suoi concittadini e annuncia alcune misure per cercare di soffocare sul nascere un possibile focolaio di contagio. Certamente in paese restringeremo le norme di tutela e di controllo, in particolare per alcuni giorni obbligando l'uso della mascherina anche all'esterno quando ora si è in contatto con altri, anticipando l'orario di chiusura notturna dei locali e vietando di fatto i giochi e le attività di contatto, questo per qualche giorno nell'attesa di evoluzioni. Chiaramente è una situazione in costante monitoraggio, quindi ogni provvedimento, ogni decisione potrebbe cambiare ora dopo ora. Noi, ripeto, ribadiremo questo anche con ordinanza sindacale, ma sta molto alla responsabilità di ciascuno di noi evitare che una preallerta, una preemergenza come questa si trasformi poi in una reale emergenza territoriale. La cronaca ci porta ora a San Vito. Era intento a pulire l'erba con un trattore cingolato quando improvvisamente è rimasto compresso tra alcuni enormi rami di ulivo e i comandi del mezzo agricolo. Uno schiacciamento toracico che gli è stato fatale. È accaduto a San Vito Chietino, dove ha perso la vita Massimo Bozzelli, 49 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:30 in un appezzamento di terreno in località Quercia del Corvo, vicino all'abitazione dell'uomo. A dare l'allarme è stata la moglie. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso del 49enne e i carabinieri della locale stazione diretta dal luogotenente Carmine Severo per ricostruire le modalità dell'incidente. Andiamo avanti con la politica, non accennano a placarsi le tensioni in seno al centrodestra abruzzese con la rivalità tra Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia va controcorrente verso le amministrative. Dopo il voto di settembre i nodi dei litigi potrebbero giungere al pettine e approdare anche in regione. Scopriamo perché. Durante questa calda estate in Abruzzo la coalizione di centrodestra si scioglie come neve al sole. Il casus belli sono le amministrative di Chieti e Avezzano, per cui si voterà il 20 e il 21 di settembre. La Lega ha posto fin da subito il suo out-out. Abbiamo sostenuto il forzista Masci a Pescara, Biondi e Marsiglio di Fratelli d'Italia rispettivamente all'Aquila e alla Regione, e adesso, dichiarano i dirigenti del partito, i candidati alla poltrona più importante li decidiamo noi. Noi abbiamo negli anni scorsi, nonostante
nonostante le nostre importanti percentuali che abbiamo raccolto in Abruzzo, sostenuto lealmente i candidati sindaci e il candidato presidente, nonostante fossero di altri partiti. Perché crediamo che in Abruzzo non bisogna pensare alle bandierine dei partiti, ma candidare le persone migliori. E quindi noi andiamo avanti con quei due nomi, non perché ci siamo intestarditi per cercare di portare a casa l'obiettivo del partito, ma perché siamo sicuri che quelle due persone sono le più bravi, le più competenti in questo momento per amministrare quei territori. Se a livello nazionale imperversa la rivalità tra Lega e Fratelli d'Italia, con la Meloni che guadagna consensi a discapito di Salvini, nella nostra regione lo scontro è soprattutto tra il Carroccio e Forza Italia. I berlusconiani infatti saranno avversari degli alleati in entrambe le città in cui si eleggerà il Consiglio Comunale. Ad Avezzano Fratelli d'Italia ha ceduto alla Lega e insieme all'UDC sosterrà il candidato leghista Tiziano Genovesi. I berlusconiani invece hanno deciso di fare di testa propria, lanciando Anna Maria Taccone come candidata sindaco nel comune più importante della Marsica. Stessa storia a Chieti, qui la Lega ha imposto Fabrizio Di Stefano, al cui seguito, anche in questo caso, vi sono Fratelli d'Italia e UDC. I forzisti invece si sono accordati con Italia Viva, schierandosi dalla parte di Bruno Di Iorio. Così, nel tentativo di placare gli animi, è dovuto tornare da Roma il coordinatore regionale del partito di Berlusconi, Nazario Pagano, ricordando l'accordo nazionale tra i tre leader dei partiti di centrodestra. Così il simbolo di Forza Italia appare adesso nella lista di quelli a sostegno di Di Stefano, ma solo il simbolo. I consiglieri comunali forzisti infatti sono rimasti tutti con Di Iorio, alimentando l'ira della Lega. Un atteggiamento di anomalia totale da parte di Forza Italia, che cerca immotivatamente di spaccare la coalizione di centrodestra. Io reputo che Fratelli d'Italia, la Lega, Idea Cambiamo, UDC e anche altre realtà civiche che con noi stanno condividendo questa esperienza elettorale saranno sufficienti per battere le sinistre che sia a Chieti che ad Avezzano si confronteranno con noi. Il principale sponsor politico di Di Iorio è l'assessore regionale Mauro Febbo, che pur di non piegare la testa davanti a Di Stefano si è autosospeso dal suo partito. Il coordinatore regionale leghista Luigi Deramo ne ha chiesto la testa politicamente parlando, ponendo in discussione l'assessorato al turismo e alle attività produttive. Dovrà essere Forza Italia a spiegare perché tradisce un patto di coalizione. E i nodi al pettine arriveranno dopo le amministrative, con i risultati delle urne che potrebbero aprire definitivamente la crisi. Una bella gatta da pelare per Marsilio, che da un lato deve compattare il governo regionale e farlo apparire coeso, dall'altro deve resistere alle spallate della Lega, che a seguito delle scorse elezioni regionali è risultata essere il primo partito in Abruzzo per consensi. E ciò che sta succedendo all'Aquila è emblematico. Un mese fa il capogruppo leghista Francesco De Santis ha definito imbarazzante l'amministrazione degli ultimi 3 anni e per tutta risposta il sindaco Pierluigi Biondi ha ritirato le deleghe ai 3 assessori del Carroccio, in un braccio di ferro che rischia di fare più vinti che vincitori. E in vista del weekend di Ferragosto ci occupiamo di mare e di spiagge, ascoltando i consigli della Guardia Costiera per godere in sicurezza delle giornate di festa. Linea allora a Paolo Renzetti, che si trova all'interno del Porto Marina di Pescara. Buon pomeriggio Paolo. Grazie della linea Giuseppe, buongiorno, buon pomeriggio ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara, al porto turistico Marina di Pescara, per parlare del Ferragosto sicuro, dell'operazione messa in campo ogni anno dalla direzione marittima Abruzzo, Molise e Isole Tremiti di Pescara. A tal proposito saluto e ringrazio il tenente di Vascello Allegra Agamennone, capo sezione relazioni esterne proprio della direzione marittima di Pescara. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, tenente, possiamo dire che questi sono i giorni di maggior lavoro per voi? Ferragosto, non ci sono vacanze per gli operatori della direzione marittima di Pescara, questi sono i giorni in cui le nostre spiagge e il nostro mare vede il tutto esaurito. Certo, la Guardia Costiera a Pescara, come in tutta Italia, lavora allegramente in tutta la stagione, quindi da giugno a settembre, ma ovviamente con l'intensificarsi dei numeri sulle spiagge e in mare si deve intensificare anche il supporto dei nostri operatori. Quindi noi faremo sicuramente un dispositivo rafforzato delle attività operative, come diceva, in tutto il territorio di competenza, che nel nostro caso comprende l'Abruzzo, il Molise e le Isole Tremiti.
Voi avete competenza da Martinsicuro a Termoli e, come diceva, Isole Tremiti, un tratto di costa sicuramente non semplice da controllare. Parliamo un attimo anche degli uomini che la direzione marittima ha messo in campo, uomini e mezzi, in queste settimane. Ci saranno controlli sia in mare ma anche a terra. Certo, tutti gli uffici dipendenti saranno impegnati in queste attività di prevenzione e controllo, quindi in tutto il nostro territorio avremo circa 200 unità personale che sarà suddiviso in vari turni, nelle centrali operative che sono aperte 24 ore su 24, nelle pattuglie a terra che quindi pattuglieranno le coste e i litorali, e utilizzeremo le nostre 14 unità navali che saranno deputate al controllo dello specchio acqueo. A tutto ciò non possiamo non fare riferimento anche al nostro mezzo di soccorso, all'elicottero della Guardia Costiera, che sarà pronto a decollare in qualsiasi momento qualora ci fossero delle situazioni di emergenza. Alle nostre spalle vediamo una delle motovedette della Capitaneria di Pescara, ci sono anche dei militari a bordo, insomma il controllo del mare, il vostro pane quotidiano. Ovviamente voi avete anche competenza sul settore pesca. Sì, noi il fatto di controllare i diportisti e i bagnanti in questo periodo non fa passare in secondo piano tutte le varie attività che ci competono, quindi anche la pesca verrà fatto, stiamo facendo in questi giorni un'attività di contrasto alla pesca abusiva, perché sappiamo che con l'aumento dei turisti aumentano anche le richieste di pescato sulle nostre tavole, e quindi questo non deve fare mai abbassare la guardia anche in questo settore. Anche le nostre competenze si allargano anche alla tutela ambientale, che è un tema molto caldo quando i turisti diventano più numerosi. Non dimentichiamo che nel nostro territorio abbiamo ben due aree marine protette, a Torre del Cerrano e alle Isole Tremiti. Sono dei patrimoni, una ricchezza, dei tesori che noi dobbiamo conservare e a cui dobbiamo versare il nostro maggior controllo e la maggiore attenzione. Comandante, lei parlava della tutela ambientale, la bella notizia di quest'anno, lo dicono i dati ARTA, che il mare della costa abruzzese e anche di quella molisana è un mare pulito, mai come quest'anno probabilmente. Certo. E poi possiamo dire che avete portato a termine negli ultimi mesi anche delle campagne proprio come direzione marittima di Pescara, ma campagne nazionali per la tutela marina proprio. Plastic no free, ricordo qualcosa del genere nei mesi scorsi, giusto? Assolutamente, il nostro impegno a tutela dell'ambiente marino è costante, noi lavoriamo in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente nel portare avanti queste campagne di sensibilizzazione dell'utenza del mare. Ricordava la campagna Plastic Free, dove noi abbiamo speso le nostre energie, i nostri mezzi proprio per far capire quali sono i danni che i cattivi comportamenti causano all'ecosistema marino. In quest'anno l'ultima campagna, sempre in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, si chiama Hashtag buttali bene, e si riferisce ai guanti e alle mascherine, che non vanno gettate a caso in mare o a terra, ma vanno conferiti nella raccolta indifferenziata in maniera corretta. Lei ha introdotto proprio il discorso relativo alle mascherine, ai guanti, ovviamente parliamo dell'emergenza sanitaria, perché questa è un'estate particolare e anche la Guardia Costiera ha diciamo, il compito di controllare quello che accade sulle spiagge relativamente al distanziamento sociale. Insomma, si parla di assembramenti negli stabilimenti, di qualche problema che c'è stato a livello nazionale, ovviamente voi ovviamente siete molto vigili, vogliamo anche lanciare un messaggio a beneficio anche dei nostri telespettatori dell'importanza proprio dell'uso della mascherina, del distanziamento sociale e di tutte quelle che sono le prescrizioni sanitarie. Certo, la nostra presenza sulle spiagge potrebbe essere anche un deterrente in questo senso, non è una materia di nostra precisa competenza, ma ovviamente qualora dovessimo riscontrare delle anomalie o una mancanza di rispetto di queste regole, saremo noi i primi ad intervenire e a far presenti queste problematiche alle autorità competenti. Tornando invece all'estate in generale, quali sono, se ci può fare un piccolo elenco, quelle trasgressioni, quei comportamenti poco corretti che spesso si vedono sulle nostre spiagge?
Allora, dobbiamo riscontrare in maniera positiva che negli ultimi anni sono diminuiti sensibilmente gli incidenti in mare, quindi questo vuol dire che anche coloro che affrontano il mare rispettano di più le regole, probabilmente un po' aiutati anche dalle nostre campagne di prevenzione, ma anche una maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono in mare. Noi consigliamo sempre, anzi esortiamo tutti i bagnanti, turisti, diportisti a rispettare le norme di buonsenso, le norme di buona educazione. Abbiamo sulle nostre coste il servizio di salvamento, quindi qualora ci fossero delle problematiche inerenti sul posto, di rivolgersi direttamente ai bagnini, non fare mai il bagno quando c'è la bandiera rossa, anche quando effettivamente noi in quel momento non capiamo quali sono le criticità. Fidiamoci delle regole che ci sono e che sono vigenti. Coloro che vogliono andare per mare devono assolutamente controllare le condizioni meteo marine e in caso di dubbio possono contattare tutte le sale operative della Guardia Costiera che sono pronte a rispondere a qualunque tipo di richiesta e a fornire tutte le informazioni necessarie. Non dimentichiamoci che per andare in mare con le unità a motore tutti hanno bisogno di dotazioni di sicurezza, quindi verifichiamo che le dotazioni siano funzionanti e in numero adeguato agli occupanti delle unità. Quindi insomma cerchiamo di essere collaborativi con le forze operative, con le forze di polizia, ma di utilizzare anche il buon senso. Tenente, ricordiamo anche il numero di emergenza, il 1530, attivo 24 ore su 24. Certo, questo ovviamente è a servizio di tutta la cittadinanza, è il numero, quello che noi chiamiamo il numero blu, 1530, è un numero gratuito, raggiungibile da rete fissa o da cellulare e chiamando questo numero si è messi in contatto con la sala operativa più vicina al posto in cui si sta chiamando, questo per fornirci la possibilità di dare un soccorso immediato e più consono all'emergenza che si sta creando. Prima di salutarci un paio di domande ancora, comandante. La prima riguarda proprio il pienone, ne parlavamo all'inizio di questo collegamento, il pienone previsto in questa settimana di Ferragosto, una bella notizia dopo quanto accaduto nei mesi scorsi. Si sta riscoprendo il mare, un mare sicuro. Sì, noi abbiamo notizie in merito, verifichiamo una costante presenza di turisti sulle nostre coste, anche sicuramente considerando il fatto che i viaggi sono limitati all'estero, ma soprattutto perché il nostro mare si sta riscoprendo, come diceva prima, un mare pulito, un mare accogliente. L'attualità delle ultime ore, perché ne parlavamo prima, l'emergenza sanitaria è ancora in atto e proprio in queste ultime ore ci sono diversi pescaresi, diversi turisti abruzzesi con le loro imbarcazioni di ritorno dalla Croazia, ma non solo, che si trovano nelle isole Tremiti e che comunque stanno raggiungendo anche il porto, il Marina di Pescara. Proprio in merito a quelle che sono le prescrizioni sanitarie che per esempio sono adottate negli aeroporti, nei porti e qual è la situazione, insomma qual è il vostro compito di raccordo ovviamente con le locali prefetture? Allora, nei nostri porti non abbiamo collegamenti diretti con la Croazia, collegamenti diciamo come traghetti, per cui non abbiamo le stesse problematiche che potrebbero rivelarsi negli aeroporti. Per quanto riguarda le singole unità da diporto che rientrano nei nostri porti, nel nostro territorio, noi ci atterremo a tutte le disposizioni delle locali prefetture in tema di controllo o di collaborazione proprio con loro. Ebbene, dunque questo per quanto riguarda l'operazione Mare Sicuro della Direzione Marittima Abruzzo-Molise delle Isole Tremiti. Io ringrazio sentitamente l'ufficio comando della Direzione Marittima Abruzzo-Molise per averci ovviamente permesso questo collegamento in diretta con il Tenente di Vascello Allegra Agamennone, capo sezione relazioni esterne proprio della Direzione Marittima di Pescara. Grazie per aver accettato il nostro invito, buon lavoro. Grazie e buon Ferragosto a tutti i turisti. Grazie, grazie Paolo Renzetti, grazie ad Allegra Agamennone della Direzione Marittima di Pescara per questo intervento. Noi proseguiamo, parliamo degli incendi che continuano a devastare i boschi abruzzesi in questa torrida estate. Sono attualmente 4 i fronti del fuoco su cui stanno operando un Canadair, un elicottero, 4 squadre dei vigili del fuoco e 7 di protezione civile per domare gli incendi che da oltre 2 settimane stanno interessando il nostro territorio. E l'aggiornamento questo del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi sulla situazione odierna nella zona di Pettino Cansatessa.
il personale sta operando per portare avanti le operazioni di bonifica e di spegnimento dei focolai, mentre nell'area di Arischia, all'altezza del chilometro 22 della statale 80, le fiamme hanno ripreso vigore in quota in una zona della montagna difficilmente raggiungibile da terra e su cui è possibile intervenire solo tramite i mezzi aerei. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. A Montefino, nel piccolo centro della Valfino, il sindaco Ernesto Piccari ha deciso di occupare l'ufficio postale per manifestare il proprio dissenso dopo la decisione di Poste Italiane di continuare con l'apertura a giorni alterni. Stefano Recanati. Con un gesto simbolico e provocatorio, il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, ha occupato l'ufficio postale per protestare e manifestare il malcontento della sua comunità alla luce delle decisioni prese da Poste Italiane circa la riduzione dell'orario di funzionamento dello sportello in paese. Dopo i duri giorni legati al lockdown che hanno comportato la chiusura dello sportello, non c'è stata una riapertura completa dello stesso. Poste Italiane ha stabilito infatti l'operatività dello sportello a giorni alterni. Una decisione che il sindaco e l'amministrazione comunale di Montefino considerano ingiusta e irrispettosa delle esigenze dei cittadini, anche in considerazione del fatto che nel piccolo centro della Valfino, duramente colpito dal coronavirus nei mesi scorsi, non ci sono banche e che nei 3 giorni di apertura si formano code con ulteriore aggravio della possibilità di nuovi contagi da Covid-19. Abbiamo scritto varie missive alla direzione provinciale e non abbiamo avuto solo risposte formali, dove ci invitano praticamente a tenersi quelle che sono le disposizioni delle poste, ovvero a utilizzare gli sportelli automatici. Puoi fare la ripresa per vedere se qui sono presenti sportelli automatici. Il direttore provinciale delle poste e la direzione nazionale ci invita ad usarle, però recandoci negli altri comuni, ovvero a Castinenti e a Bisenti. Quando stanno pensando di instaurare, di mettere uno sportello automatico a Castiglione e ancora riescono a rimettere il normale orario dell'ufficio a Montefino. Io come sindaco, insieme a molti degli amministratori, occupo l'ufficio, non uscirò da qua e staremo qui anche a Ferragosto. Campo Rotondo nel comune di Cappadocia punta sulla seggiovia che porta in quota per rilanciare il turismo e superare il declino dell'ultimo ventennio. È stata buona la risposta nei primi giorni di attività dell'impianto. Luca Pulzoni. Una seggiovia biposto che risale la montagna fino ai 1600 metri del Monte Cesa, Campo Rotondo, località del comune di Cappadocia, nel versante abruzzese dei Monti Simbruini, rinasce grazie all'opera riattivata sabato scorso dopo 18 anni, che porta ad uno chalet in quota preso d'assalto dai turisti per tutto il weekend scorso. La seggiovia, fortemente voluta dall'amministrazione guidata da Lorenzo Lorenzin, rappresenta un nuovo inizio per Campo Rotondo con l'obiettivo di risollevarsi dalla crisi dell'ultimo ventennio. Per me è un sogno per gli abitanti del comune di Cappadocia e per tutti noi, insomma, vedere oggi tutte queste persone che risalgono, riportare un movimento turistico in un momento così difficile come il post-Covid, un movimento turistico estivo in una località prettamente invernale, è una cosa fantastica. Questo è un impianto che sicuramente non serve solo il comune di Cappadocia, comprensorio di Campo Rotondo, ma è un impianto che giova anche a tutto il turismo che in questo periodo è a Tagliacozzo. Un primo passo verso un progetto più ampio di rivalorizzazione del territorio, è questo l'obiettivo a lungo termine? Prossimi step, tecnicamente parlando, generazione neve, quindi l'impianto, il completamento dell'impianto di innevamento, poi solo buona gestione che pure abbiamo e niente, poi ovviamente attenzione da parte un po' anche dei grandi soggetti, insomma, dei players, naturalmente abruzzesi innanzitutto. Torniamo in riva al mare. Nei giorni scorsi si è tenuta a Francavilla una simulazione di salvataggio di persone in mare. Il coordinamento è stato della sezione abruzzese della FIN, la Federazione Italiana Nuoto. Andrea Costantini. Con Antonella Di Lario, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto Abruzzo. Federazione Italiana Nuoto Abruzzo che fa tanto per il salvamento, soprattutto in questo periodo, che è un periodo completamente nuovo, il periodo del Covid.
Esatto, la Federazione Italiana Nuoto dà un'importanza fondamentale al ruolo dell'assistente bagnante, perché come abbiamo visto dall'esercitazione di oggi è l'avamposto per i soccorsi in mare. I corsi di assistenti bagnanti si rivolgono non solo per la sicurezza in mare ma anche la sicurezza in piscina, e sono i tecnici professionisti della sicurezza che hanno il compito principale di vigilare sulla sicurezza. È ovvio che nell'ambito dei nostri corsi poi si apprendono anche le tecniche di primo soccorso, come abbiamo visto oggi, in attesa che poi il 118 arrivi con una competenza più specifica. Diciamo la parte principale, oltre alle tecniche natatorie dei nostri corsisti che si avvicinano a questi corsi già a partire dai 16 anni, sono tutti ragazzi che provengono da un'attività agonistica di nuoto, di pallanuoto, che quindi sono già pronti, preparati per fare un'assistenza adeguata. E volevo sottolineare e ricordare che i nostri corsi di assistente bagnanti, come tutti i corsi FIN per quanto riguarda anche la formazione del nuoto, sono l'unica associazione che è riconosciuta dal CONI, questo perché la FIN ha una tradizione sul mare, ha una tradizione sul salvataggio, ha una tradizione, una professionalità e un'efficacia, un'efficienza sul primo soccorso che ci è stata riconosciuta negli anni e che ci viene riconosciuta come unica associazione affiliata a CONI. Ed è appena giunto il consueto bollettino giornaliero sull'emergenza sanitaria con i numeri forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Sono 13 i nuovi casi scovati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, attualmente 23 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Uno è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 218 più 9 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolando ovviamente sottraendo a questi anche il numero dei guariti, sono 242 più 8 rispetto a ieri. Il prossimo bollettino ci sarà lunedì 17 agosto. Andiamo avanti con lo sport. Questa sera alle 21 si disputerà il play-out di ritorno tra Perugia e Pescara allo stadio Renato Curi. I biancazzurri hanno a disposizione 2 risultati su 3 per mantenere la categoria. Direzione di gara affidata ad Aureliano di Bologna. Su TV6 vi ricordo l'appuntamento come sempre con la trasmissione diretta stadio a partire dalle 23:30, nella quale potrete seguire la partita con Andrea Costantini. Il servizio. Il giorno della verità è arrivato. Questa sera allo stadio Renato Curi di Perugia il Pescara si gioca la permanenza in Serie B. È l'ultima partita di una stagione incredibilmente tribolata che, se fuori dal campo è stata marcata da un lockdown, ma questo vale per tutti, in campo ha visto una squadra intraprendere un percorso discendente nel corso del girone di ritorno, addirittura di tracollo dopo la vittoria con la Juve Stabia. Ora c'è l'opportunità di rimettere tutto a posto, di cancellare il malfatto di questa stagione e ripartire di slancio dopo il pericolo scampato. Oppure sarà Serie C, che è decisamente un altro mondo, dove tante cose cambiano e dal quale non è facile venire fuori. La posta in palio è elevatissima e le tensioni di questi giorni, che hanno separato la gara d'andata da quella di ritorno, lo fanno capire. Si riparte dal vantaggio minimo dell'andata, un 2-1 che non può far stare tranquilli, ma che è comunque qualcosa quando le partite si giocano sul filo dell'equilibrio. Per Andrea Sottil restano 2 ballottaggi, molto serrato quello in difesa tra Bettella e Scognamiglio. Il primo si è ristabilito ed è stato più volte provato in questi giorni di allenamento al fianco di Campagnaro e cercherà di scalzare Scognamiglio, che si è ben disimpegnato nella gara di andata. Il secondo è quello in mediana tra Castanos e Busellato. Andrea Sottil sulla condotta da avere questa sera. Quello di prima, cioè andare lì e giocare per vincere, perché calcoli noi non ne dobbiamo fare, non dobbiamo ragionare che abbiamo vinto, dobbiamo solo pensare a fare una partita molto
molto aggressiva, molto determinata, molto cattiva agonisticamente quando non abbiamo la palla, e quando abbiamo la palla per giocare per far gol. Noi dobbiamo fare gol, dobbiamo vincere la partita, questo è lo sfruttare il vantaggio. Quindi la testa deve essere quella lì, la convinzione di scendere in campo dal primo minuto e giocare. E soprattutto, vedete ragazzi, facendo vedere il video, tambureggianti come secondo tempo siamo stati molto più veloci, molto più aggressivi, siamo riusciti a schiacciare l'avversario, abbiamo girato molto più velocemente il pallone, cosa che dovevamo fare un po' meglio il primo tempo. Ecco, quello è lo spirito di affrontare questa gara. Bisogna essere lucidi, bisogna essere sereni. Ecco che dicevo, noi non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo giocare, quindi vuol dire sinonimo di lucidità, di consapevolezza di quello che dobbiamo fare noi. Cioè, oggi conta il noi, quello che siamo noi e come giochiamo noi. Quindi quello incorpora assolutamente la lucidità e la serenità, perché la rabbia, l'isteria, l'essere scattosi, l'essere nervosi acceca e quindi non ci rende poi sereni e disinvolti e spregiudicati nel giocare. Sul fronte Perugia, fuori causa Falasco, che si è infortunato lunedì sera. Non recupera Di Chiara. Resta il dubbio modulo. In caso di difesa 4, Rosi e Mazzocchi saranno i terzini. Melchiori e Buonaiuto agiranno a ridosso di Iemmello, pronto a tornare dal primo minuto dopo l'esclusione di lunedì. In caso di 3-5-2, dentro Onzità come quinto di sinistra, fuori Buonaiuto. Direzione di gara affidata ad Aureliano della sezione di Bologna, al VAR Juan Luca Sacchi di Macerata. E ovviamente diretta stadio questa sera sarà concomitante alla partita del Pescara alle 20:30 su TV6. Prima di salutarvi, la redazione e la proprietà di TV6 si stringono al dolore della famiglia Balducci per la perdita del caro Ennio. Cameraman esterno del TG Regione Abruzzo e titolare della società di produzione Video 4. Ennio, giornalista pubblicista, si è spento oggi all'età di 58 anni dopo aver a lungo combattuto contro un male incurabile che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. Per 35 anni Ennio, attraverso le sue immagini, ha raccontato il territorio abruzzese e tutti gli eventi che ne hanno segnato la storia recente con grande passione e dedizione. Alla moglie Gabriella e ai figli Maria Luisa e Guglielmo vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione del TG6. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Tutti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione torna alle 19. Grazie e buon pomeriggio.